siamo nell'aula bunker di Lamezia Terme. L'inaugurazione di questa bella aula bunker oggi è venuta alla presenza del Ministro della Giustizia, alla presenza del caparbio, come lui dice, per averla voluta, per aver visto questi lavori che hanno dato vita all'aula bunker che già prende vita, il dottor procuratore Nicola Gratteri, e alla presenza del dottor Camillo Falvo. Oggi vogliamo aggiungere che da questa bellissima zona della Calabria, che è la più grande come identificazione di area industriale, si è vissuto quello che può essere l'avvio per una Calabria diversa, come dice il procuratore Nicola Gratteri, al fine che la Calabria non sia la solita incompiuta. Questo atto di oggi, alla presenza del Ministro della Giustizia, può segnare il passo perché un sogno ha preso forma e l'avvio e vita a questa nuova forma di giustizia di Calabria, che vuole stare dalla parte della giustizia denunciando, è bello e giusto che prenda vita così, con quest'aula bunker sita nel cuore della Calabria che oggi è stata inaugurata. E oggi con quest'aula bunker viene dato in questa terra un segnale importante di presenza dello Stato. Questo senz'altro, e continueremo a impegnarci perché in Calabria lo Stato sia percepito come presente. E questo, direi, ripeto, è un progetto di cui andiamo orgogliosi e che è un progetto che è il risultato del lavoro che ha fatto il Ministero insieme agli uffici giudiziari, alla Regione, al Demanio, al Commissario straordinario. Insomma, c'è un lavoro delle istituzioni che dimostrano anche in tempi difficili che quando vogliono realizzare un progetto ambizioso lo fanno in tempi anche brevi, perché stiamo parlando di un progetto che per cui è stato firmato il protocollo di intesa a luglio 2020 e oggi è pronto. Questa è una giornata importantissima, la conclusione di un percorso virtuoso, un esempio di politica giudiziaria finalmente improntata a criteri oggettivi di efficienza, di razionalità e di economia. Noi ci auguriamo che si possa continuare su questa strada e che questa, che è stata presentata come una soluzione temporanea, possa addirittura diventare definitiva ad esaltazione di quella che è un'area strategica centrale della Calabria. Quindi ci auguriamo davvero che si possa continuare a ragionare in termini razionali, oggettivi, senza campanilismi, tutti insieme per cercare di risollevare la giustizia nel nostro paese e nel nostro comprensorio in particolare. Noi oggi abbiamo avuto la possibilità di un incontro personale col Ministro, al quale ho voluto rappresentare la situazione critica anche del nostro Tribunale, che in questo momento si trova senza una guida, senza un Presidente, senza un Presidente di sezione, con gravi carenze di personale e con gravi difficoltà. Quindi ci sembrava giusto cogliere l'occasione anche oggi per rappresentare e portare al Ministro il grido di dolore e di preoccupazione dell'Avvocatura Lametina per le sorti della giustizia nel nostro comprensorio, dove è crescente la sfiducia dei cittadini nei confronti di una risposta giudiziaria che, oltre a farsi attendere per decenni, risente sempre più anche di una diminuita qualità. E quindi noi ci auguriamo veramente che si possa partire. Abbiamo chiesto soprattutto, più che riforme, sulle solite riforme sulle procedure, è importante, ma lo diciamo tutti da anni, investire sulle risorse, quindi fornire agli uffici giudiziari mezzi e personale, e speriamo davvero di poter tutti insieme, anche approfittando della questa occasione imperdibile del Recovery Fund, si possa davvero trovare una soluzione, inaugurare una strada virtuosa. E adesso è il momento davvero di mettere mano in modo serio ed efficace alla riforma della giustizia, che noi chiediamo e invochiamo da anni, ma purtroppo, insomma, finora siamo stati abituati a riforme a costo zero che chiaramente non hanno potuto avere nessun impatto concreto poi in termini di efficienza. Speriamo che questo sia il primo risultato di una lunga serie di obiettivi, affinché quest'area centrale della Calabria possa diventare sempre più punto di riferimento per le imprese di tutta la Calabria. Noi nei giorni scorsi ci siamo anche candidati
come area disponibile a fare la gestione dei vaccini. E nell'immobile che voi vedete di fronte abbiamo già in una parte circa 30 celle frigorifere che potrebbero essere idonee per lo stoccaggio dei vaccini. Quindi, tenendo conto dell'area centrale della Calabria, che siamo vicini all'aeroporto, vicino a due svincoli autostradali, potrebbe essere un luogo ideale per essere zona logistica dello smistamento non solo per la Calabria ma anche per il meridione. Oggi deve segnare il passo questa inaugurazione di Aula Bunker? Ma assolutamente sì, è un segnale importante che lo Stato è presente in questa regione, che è una regione difficile, e quindi incominciare ad affermare che i processi istruiti con tante difficoltà e con tante anche contrarietà che si incontrano per strada riesce poi a trovare uno sbocco, qualunque esso sia, ma uno sbocco qui in Calabria. Quindi è una risposta alle richieste di giustizia che vengono dalla regione ed è una risposta che lo Stato dà con queste cose, queste attività come quelle che abbiamo visto oggi. Considerato che lei è la voce anche da parte dello Stato, lei cosa ci indica? Lo Stato ci starà veramente vicino e fino in fondo? Assolutamente sì, lo Stato è assolutamente vicino. Oggi stiamo parlando del Dicastero di Grazia e Giustizia, ci sono aumenti di organici, ci sono tutta una serie di interventi sulla gestione dei processi, ci sarà un intervento ulteriore sui riti processuali. Quindi io credo che quello che sta facendo questo ministro oggi non l'ha mai fatto nessuno. È l'impresa che noi oggi ci troviamo di fronte è quella della gestione di una serie di fondi che vengono dall'Europa, il famoso Recovery Plan, che consentiranno di dare una svolta ulteriore, un'innovazione ulteriore a queste che sono le problematiche che ancora rimangono, perché non tutto è risolto, anzi la gran parte del lavoro è ancora da fare, però oggi abbiamo anche gli strumenti finanziari per far capo a queste cose.